Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, ben ritrovati con Alex Carson, ben ritrovati con PES 2020. Ero convinto di aver registrato il primo tempo e invece non l'avevo fatto. E quindi partiamo subito dal secondo tempo di Pisa-Venezia. Siamo 3-1 per loro, con tripletta di Fabbro. Abbiamo fatto un po' di turnover, anche perché abbiamo due partite ravvicinate, il Pisa adesso e il Venezia poi nella partita successiva. Loro stanno giocando bene, hanno fatto la nostra difesa, poi vi farò vedere gli highlights, un po' rincoglioniti, anzi decisamente rincoglioniti, però insomma siamo qui adesso. Oh, bello l'inserimento di Capello, calcio di rigore, no. E adesso alziamo anche la squadra, perché dobbiamo assolutamente recuperarla. Eravamo andati sul 2-1 con Gavioli, in un bel inserimento a tagliare in diagonale. Poi da palla inattiva abbiamo preso il terzo gol, più che altro da situazione di palla inattiva, nel senso che la nostra difesa è rimasta abbastanza sull'incoglionito. Che cazzo di cross è questo? Comunque siamo qui per recuperare, no? Quindi adesso cerchiamo di spingere e vediamo che succede. La partita secondo me è ancora in bilico. Se riusciamo a fare subito il 3-2, vai Felicioli, spingi su quella cazzo di fascia. Gavio, no, che sfiga però, ancora Gavioli. Gavioli sta giocando una partitona della Madonna, inserimenti a tutto spiano. Siega, no, anche se è l'eroe della... Fallo dove? Io spero che sia più avanti. No, prima. Guarin! Che cazzo di punizione! 3-2! Io l'ho tirata così, ho detto. Tra l'altro non ha fatto sto gran primo tempo Guarin, anzi è stato abbastanza... Ma porca miseria, proprio nel 7, 3-2, super punizione di Guarin. Forse sarà questo il titolo del video, perché... Cioè, porca vacca, oh... Non ci credevo, quindi ecco perché il mio urletto. Anzi, mi scuso già con la mia voce, che è un po' stridula, ma è complice questo... Questo... raffreddore, più che altro gola che non mi molla, quindi cercate di portare pazienza. Non ho deciso di fare il soprano. Aia, lo stanno marcando stretto Gavioli, perché è una spina nel fianco oggi per loro ed è veramente in fase di miglioramento. Lì c'è proprio... No, qui Guaffredi non puoi segnare. La pelota incontra bene il suo destinatario. Nuovo. Il primo cross basso. Bene, bene, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Stiamo spingendo. Dobbiamo trovare il 3-3. Dobbiamo assolutamente trovare il 3-3. Pensavo la bloccasse il portiere, invece... No, era già fuori. Vabbè, siamo lì, siamo lì, siamo lì e non la molliamo sta partita qua, Certo che se dovessimo perderla si interrompe una bella striscia positiva che ci ha portato in testa. È chiaro che comunque il campionato è veramente equilibrato, non come nella realtà dove il Benevento sta dominando... qui invece è veramente equilibrato, però sta venendo fuori un ottimo campionato di Serie B. Tra l'altro non ho visto in Serie A come sta andando, poi andremo anche a vedere la situazione della Serie A, giusto per avere una percezione di chi ci ritroveremo il prossimo anno se saliamo. È chiaro che l'obiettivo dichiarato all'inizio di Master League era...
Certo che potevo far di tutto. L'obiettivo dichiarato era prima metà, l'obiettivo recondito è salire alla prima stagione in Serie A. Esce Birindelli, ma è il Birindelli ex Juventus? Qualcuno sa qualcosa? Guarin sta spaziando. Gavioli, vai vai. Peccato. È ora di fare dei cambi però, perché mi sa che li ho un po' stanchi. Infatti Aramu non ne può più. Dentro Malè. Ah, Pimenta. Facciamo Simeoni da una parte, facciamo uscire lui e Dreyer dall'altra. I terzini dovranno resistere, quindi non rompete le palle. No, che cazzo, proprio l'appoggio mi sbagli? Freddy Guarin. Niente, non si verificano. Bene, bene, conquistiamo un calcio da angolo. Schema scatto. Tra l'altro vi rimando uno schema che ho fatto da calcio da angolo, palo lontano. Ah, niente, oh. Teniamoli là. Feliccioli per l'ultimo scatto. Niente, non va. No, ma che cazzo fai? Lascia la palla fuori, io non l'avevo neanche toccato, il giocatore convinto che la lasciasse fuori. Dai, dai, dobbiamo almeno cercare. Ah, proviamo proprio a. A 3 minuti. No, cazzo, punizione da lì. Cioè, sto Fabbro è veramente forte. Aia. Tengono la palla lì, sti stronzi. No, non abbiamo neanche tempo per il contropiede. Niente, fanno melina e finisce così la nostra serie positiva a Pisa. Peccato perché è andato in vacca un po' il primo tempo. Vi faccio vedere gli highlights. Pisa, tra l'altro, squadra gloriosa con passato in Serie A con Fabbro, vaffanculo, va. Però opportunista, bel giocatore questo, voglio provare a portarlo a Venezia perché se ha dei buoni valori. Via. Eccolo qua, no, inizia subito a presentarsi con una rovesciata questo Fabbro ed ecco il primo gol su assist di Siega. Qui faccio l'errore io che allontano il difensore, lui si ritrova praticamente in area e Lezzerini battuto, 1-0, un bel gol. Poi, il più bello secondo me resta il secondo, ma adesso lo rivedrete, intanto rivediamo il primo. Bello anche il lancio comunque in verticale, eh? Bello anche vedere il pubblico che dietro si alza perché capisce della... sì. Ecco il secondo invece difende palla, non riusciamo a portargliela via, è 2-0 proprio, veramente, Lezzerini battuto ancora. Poi noi comunque ci risolleviamo, guardate Pimenta su Gavioli, il portiere la para, noi però ribadiamo in rete, tra l'altro poteva respingerla in tutte le maniere, ce l'ha respinta addosso e va bene così, ma tra l'altro Gavioli qui ha un'occasione della Madonna. Peccato che gli si alza la palla e non è proprio un mancino. Ma ecco,
No, la munizione non si interessa della cantante Fiordaliso, aia. Ed ecco il. Ah no, non è ancora il 3 a 2. Però qui Fabbro già si è presentato davanti al portiere. Lezzerini lo anticipa proprio all'ultimo. E poi da calcio d'angolo. Difesa rincoglionita la mia. Palla che resta lì. Fabbro che arriva e la butta dentro. 3 a 1. E quindi va così. Poi avete visto il 3 a 2 di Guarin. Quindi peccato perché secondo me meritavamo il pareggio. Però. Se fai un primo tempo di merda, è chiaro che succede queste cose qua. Allora, vediamo un po'. Il Benevento mi sa che torna in testa. Anche l'Empoli, Pordenone perde in casa. Quindi la situazione è Benevento 22, Venezia 20. Quattro squadre a 20 punti. Ma considerando, guardate. Fino al Crotone siamo in 4 punti, cioè assolutamente equilibratissimo questo campionato, quindi ci sarà veramente da soffrire fino alla fine. Andiamo a giocarcela col Cittadella, va? Andiamo a giocarcela col Cittadella, abbiamo dei messaggi. Zigoni, ok, abbiamo una trattativa in atto con Zigoni. E allora andiamo a concluderla perché lo vendo. Alla fine Cremonesi andrà al Pisa, poi tra l'altro Marino andrà all'Ascoli e Zigoni ci danno 3 milioni, poi un ingaggio di 200, quei soldi ci servono. Andiamo però a cercarci Fabbro, perché secondo me ricerca avanzata. Andiamo in serie B. Perché io veramente sono rimasto stupito da Fabbro. Vediamo quanti anni ha. Cioè, cerchiamo proprio di Moscardelli. Attenzione, Asensio. Ma Fabbro è veramente un 64. Cioè, non. Boh. Il Mosca. Però sto Asensio qui, spagnolo 21 anni, con 69, vediamo che mi dice. Ha grandi possibilità di miglioramenti. Vediamo quanto voglio. 3 milioni. Cazzarola. Ma io ti. Se paghiamo per intero la clausola, noi offriamo 3,3, va. L'unico è che prende un botto di ingaggio annuale questo Asensio, mica da ridere, vaffanculo, va. Andiamo a cercare qualcos'altro. Proprio non ci interessa. Beh, è chiaro che Maradona, c'è cioè Maradona sulla lista di trasferimenti, cioè. Quanto vale Maradona? Ah, beh, solo 191 milioni e Pelé, quanto può valere? Ah, beh, allora sono trattative, scusate, abbordabili per noi. È chiaro che andiamo giù a vedere. Anselmo, ah no, beh, costerà. Susa Eta, no. Castello del Barcellona. Pellegri, Pellegri, addirittura, ma siete proprio, vediamo sto Malen quanto può valere, dobbiamo trovare una punta abbastanza forte, voglio trovare una punta abbastanza forte, Eder. Erdinç, Buyuk, no, tutti. Età, no, io non voglio, voglio una punta, un bell'under 24, almeno abbiamo possibilità di farlo trasferire.
Beh, Titi Henry proprio no, eh. Cioè, Solank dal Bournemouth. 18 milioni. Ma voi siete fuori di testa, cioè, nel senso, bisogna trovare qualcuno che sia abbordabile. Tete. Nordin del Saint-Étienne. Vediamo quanto vale. No, niente. Anche perché trasferirsi dalla Ligan. Trentini, brasiliano, no. Robinson. De La Vega. Vediamo sto De La Vega. 13 milioni, ma chi è questo? Per voler 13 milioni, ma sei impazzito? Il figlio di Agi, mamma mia, oh, cioè, ma siete fuori? Cioè, ma voi veramente? Leris dalla Sampdoria, dal Mainz, Burkhardt, 10 milioni ed è appena 71. Ma Coita dal Bari, 11 milioni, cioè, ma questi non so, sono dei signori nessuno. Eccolo qua, Aitor Rubial, vediamo quanto. Beh, appena abbastanza, Trinsao, Yuri Alberto, ma sto Abbas dall'Utrecht. Mamma mia, cioè, vogliono delle cifre spropositate, cioè. Yuri Alberto, che poi queste squadre qua, quelle del campionato PLA, hanno fatto incetta di giocatori, se li sono proprio portati. Riis dallo Schalke 04, Ingvartsen. Però a poca crescita. Dardai dall'Hertha Berlino. Porca miseria, boia, oh. Cioè, qui veramente siamo di fronte a delle cifre spropositate, cioè veramente, cioè, raga, cioè, no, io non sto scherzando, ma qui veramente proviamo a vedere. Centa regione Europa, andiamo in Italia direttamente perché a questo punto andiamo a prenderci un italiano. Ah, ma allora valutazione generale, facciamo che 71 è, facciamo 74. Dunque, vediamo che salta fuori in Italia. Cerri, 5 milioni, cioè, no, tanto, è tanto. Brignola, Tutino, Moncini dalla Spal, 2 milioni. Nessuno vuole scendere in B qui. Lagumina però dall'Empoli. Milioni per Lagumina, cioè mica. Cioè veramente siamo. Tumminello dal Pescara, ok, niente da fare. Favilli dal Genoa, c'è 5 milioni vuoi per Favilli, che non è nessuno. Bonazzoli, no, è appena andato al Feyenoord. Palombi,
Non c'è la cremonese, niente. Cannellone dal Pordenone. Scusate. No, 3 milioni per Candellone non glieli do, cazzarola. Capone dal Perugia. Mamma mia, oh, cioè, Millico dal Torino potrebbe essere. Vediamo che prospettive ha di crescita. Basse. Panico, panico, solo il nome. Dalla Juve Stabia, Rossi. Grazie, è mio. Morra dell'Entella. No, io voglio provare a portare via. Petriccione, Lecce. No, lui si è appena trasferito. Antonucci. Dalla Roma non me lo daranno mai, però Tumminello dal Pescara. Ah, ok. No, si è appena trasferito. Vido no, Lagumina non esiste. Parigini dal Torino. Ok, paghiamo l'intera clausola rescissoria. Certo, dovremmo proporgli un bel ingaggio per portarcelo via. Non ha sta gran Brignole. No, si è appena trasferito. Boh, qui veramente sono un po' in difficoltà perché. Tumminello, Favilli, però Favilli vogliono 5 milioni, dai via, andiamo, proviamo a portarci via Mancini e vediamo di farlo crescere, ok, io ti offro 3 anni di contratto, vediamo che salta fuori, ma adesso andiamo a giocarci osservazione, chi se ne frega. Andiamo a giocarci. No, io volevo vedere anche info competizione, la Serie A. Volevo vedere come erano presi in Serie A, giusto per vedere la classifica. Inter davanti. Beh, rispecchia più o meno quello che c'è, tranne il Milan, vai, e il Cagliari, però per il resto le forze sono quelle in campo. Quindi non è tutto sbagliato. Comunque andiamo a vederci, anzi andiamo a giocarci Venezia Cittadella immediatamente. E allora che succede? Capello o Zigoni? Beh, Zigoni è su tutti le carte, te ne stai addirittura in Montalto però. Naturalmente Gavioli in campo, non si discute, anche se Fiordilino come mediano. Zuculini non sta proprio benissimo, ma abbiamo un Harrington qui pronto che scalpita. Trequartista, difesa, Cremonesi, Ceccaroni, via. Per il resto tutti bene. Pimenta sta bene, quindi lo portiamo in panca. Anche Felicioli lo portiamo con noi. Intanto abbiamo dei centrali difensivi, Dreyer, ok, Aramo, Alexandre Pimenta, Zigoni, Di Mariano, vediamo Di Mariano se mi dà qualche, no, 62, via, si può andare immediatamente, no, anzi no, scusate, perché io devo sempre decidere angolo sinistro, angolo destro, vabbè, giocatore in attacco, mandiamo loro due. Voglio sempre decidere chi va in attacco ad attaccare per i calci d'angolo.
È una situazione un po' del cavolo, perché comunque facciamo tanto turnover e fare tanto turnover ti abbassa la compattezza di squadra, no? È sempre quello il discorso. Devi trovare l'equilibrio sia tattico ma anche di squadra unita. Perché è chiaro, tu puoi mettere tanti campioni in campo, però poi alla fine conta anche come giocano insieme, no? Comunque ragazzi, state nel mio canale, anzi iscrivetevi, continuate a far iscrivere gente, bellissimo. No, perché la manchi? Era tua? Mamma mia, io mi incazzo quando... grazie perché mi seguite, chiaro che un po' di follow arriva dallo spam su certi gruppi. Comunque vi ringrazio, niente, continuate ad iscrivervi. Tra poco arriva la seconda Master League, la faremo un po' più importante, ma andremo a farcela in Sud America probabilmente. Oppure suggeritemi voi una squadra grossa di Master League, non in Italia, dove affrontare la sfida. Stavo pensando il Real Madrid. Gavioli intanto se ne va. Ah, peccato che è scivolato. Aia, brutta, brutta, brutta. Lezzerini c'è. Scusate sta tosse, sta gola. Ma è proprio il periodo. Ah, Stepanov, un po'. Harrington, guarda Gavioli. Ah, peccato. Vabbè. Peccato, la palla era bella. Stepanov. Sottil. Ah, ancora. Siamo lì che li teniamo sotto pressione. E niente, rubiamo palla. Bella lì, bella lì, bella lì. Guarda da solo Sottil. Bella assist di merda hai fatto. Ma anche Sottil che non si propone. Scusatemi la tosse, ragazzi. La mia gola oggi proprio tiene poco. No, ma che è sta roba? Devo imparare ad usare il comando annulla tutto, perché ogni tanto mi resta in memoria. Bisogna tornare a vincere immediatamente, anche perché dobbiamo tenere il treno, dobbiamo tenerci agganciati al treno in vetta, se no una volta che lo perdi rischi di fare un campionato di medio livello. Andiamo e cerchiamo di, bello, cerchiamo di tener botta, bel inserimento, però deve esserci anche un seguito a quell'inserimento lì, non è che puoi fermarti. Harrington, crossiamo basso, no, cos'è sta minchiata? Cioè, allora, primo cross basso ti tiri via, diventi un palo della luce, poi vabbè, ho sbagliato io i comandi, adesso sta sbananata qui, proprio
è segno di demenza senile precoce. Guarda Sottil che si propone, chiaro che viene ostacolato secondo me, però è una buona occasione, però porca puttana. Oh, Harrington, che c'hai? Harrington si è già stancato. Oh no, stavo per dire, oh, finalmente un tiro in porta, neanche la porta ha centrato. Vai, andiamo avanti così, arriverà il gol. Anche se queste sono le classiche partite, no? No? Che poi fai un erroraccio e mandi tutto in vacca, e magari hai fatto 38 tiri in porta e perdi 1-0. Perché poi il calcio è così, soprattutto. La bellezza di PES è proprio sul fatto che tu puoi attaccare a tutto spiano, fare 20 tiri in porta e non va dentro, magari è la prima punizione contro. Cambia tutto. 3 tiri in porta, noi poco comunque, abbiamo fatto poco. Tanto predominio, ma niente di che. Ma io volevo vedere Harrington che... No. L'ho visto un po' arrancare. Più che altro Montalto, cioè Montalto mi ha sbagliato. Bella apertura Stefano, va via alla grande. E che cazzo, almeno buttala dentro, cos'è successo lì? Buona opportunità, ma alla grande, chi è qui? Sottil, è il 19. Cioè dai, meritava il gol, una roba del genere, porca miseria. Schema scatto, vediamo di riuscirci. Ah, non volevo perdere palla in maniera... bel recupero. Stavo per dire, non volevo perdere palla in maniera ignobile. Invece alla fine... Perché devo tenerli lì, no? Secondo me la pressione alla lunga pagherà. Però... ritmo allarmante. Io sento i commentatori sotto, che per carità fanno discorsi sensati piuttosto che i Caressa e Marchegiani. Madonna, che cross schifosi che fa Sottil, porca miseria. Comunque Montalto, mi dispiace, ma io ho bisogno di Zigoni davanti. Poco da fare, c'ho bisogno di Zigoni e c'ho bisogno di Mariano che mi faccia dei cross più decenti. Vendere Zigoni è brutta, però mi libera un bel monte ingaggi. Loro fanno Melina. Ah, brutta storia. Bella cagata, mi piace. mi piace anche quell'ammucchiamento lì. Ah, forse è corto. No, va bene. Bello come hanno... Gavioli se ne va. E crossa da schifo, porca vacca schifosa anche tu. Gargiulo per Proia, anzi Proia per Gargiulo,
e qui i doppi sensi potrebbero sprecarsi, ma la palla esce. Il Cittadella ha fatto niente, il Cittadella veramente ha fatto niente. Noi possiamo far di più, ma loro si difendono veramente bene. Noi cerchiamo di far pressione. Bella Zigoni. No! Potevi passarla a chiunque. Cataldi. No, centrale, peccato. Partita che la vedo indirizzata sullo 0-0. Salvo sorprese. Le leggo ste partite qua. Harrington non ce la fa più. Ah, che schifo di controlli. Credo che si merecen más. Se nota che sta intentandolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Ok, visto che Harrington proprio non ce la fa più. Qui non ce la fa più parecchia gente, però dovranno... Allora io ho fatto un cambio, due cambi. Chi può entrare come... No, anzi, facciamo così. Lo retrocediamo a... Magari spostiamo più in su Di Mariano e Gavioli, li teniamo a sostegno proprio di ecco, perfetto. Ah, fuori gioco, meno male. Li mettiamo a sostegno perché a sto punto... Di Mariano! E andiamo, porco Kaiser! E andiamo! Sponda di Zigoni! Meritato, cavoli, meritato! Bella, inserimento proprio di velocità di Mariano! Trafigge il loro portiere. Partita strana, partita veramente. E adesso tutti indietro, o meglio, tutti indietro. Rinfoltiamo il centrocampo. Non voglio sorprese finali, perché adesso loro attaccheranno. Forse. Partita adesso cattiveria, no, l'ammonizione però. È che su quei falli lì di pressione, che ogni tanto schiaccio X troppo di foga. Bella Zigoni, bella palla recuperata. Ma eravamo troppo soli. Vai Di Mariano. Ah, peccato l'inserimento. Perdiamo palla in maniera brutta, però per la, loro la buttano proprio via. Finita, meno male, l'abbiamo risolta.
meno male, ma è meritata, dai. Onestamente il Cittadella mi sa che non ha fatto neanche un tiro in porta, Saltiamo gli highlights. Onestamente mi sa, nessun tiro in porta, cioè noi potevamo fare chiaramente di più, Però va bene così, conta alla fine il risultato. Il fine giustifica i mezzi. Benevento che vince ancora, Benevento rullo compressore. Il Chievo che vince 4-0 col Pordenone. La classifica inizierà, secondo me, a delinearsi adesso. E infatti, gruppetto che scappa, composto da Empoli, Cremonese, Venezia. Vabbè, teniamo a mente anche Frosinone e Perugia, secondo me. Entella e Crotone non avranno, però tutte, considerando che fino al Pordenone ci sono 7 punti, è facile perdere 2 partite e andare indietro, quindi dobbiamo rimanere agganciati. Ragazzi, grazie ancora, continuate a iscrivervi al mio canale se siete interessati a vedere questa Serie B che va avanti e poi andremo in Serie A. Comunque, io metto Master League, no? A livello numerazione, e scrivo poi stagione 1 Venezia. Però ragazzi, a sto punto il Venezia mi intriga tenerlo anche in Serie A. Vediamo che succederà. Ragazzi, noi ci salutiamo qui a monte le trattative per Moncini, grazie della notizia. Ci rivediamo per Crotone, andremo allo Scida per Crotone Venezia e poi al Penso, grande partita di cartello, Venezia contro Frosinone, quindi non mancate al prossimo appuntamento, avremo 2 partite molto importanti. Vi saluto, ciao ragazzi.